Return to Monkey Island, io me lo sono bevuto in 3 giorni e oggi ne parleremo nel modo più completo possibile. Naturalmente ci sarà una parte senza spoiler e poi una parte con gli spoiler perché sento il bisogno di parlare della storia. Prima di tuffarci nella recensione della nuova avventura grafica firmata Ron Gilbert, volevo scusarmi perché sono stata assente un botto. Avevo detto, ehi raga, torno, sono tornata su YouTube e... poi abbiamo preso tipo il Covid in famiglia e non si può girare un video con un bambino di 2 anni che ti scorazza per casa, non andava al nido, quindi non sapevo come fare, per cui scusatemi ma ci sono. Ne siamo più o meno usciti. Grazie per chi si è interessato vedendo su Instagram che ne parlavo, stiamo tutti bene, siamo stati tutti bene, nessun problema, grazie ancora. Grazie anche come sempre a chi vuole sostenere il mio canale iscrivendosi oppure abbonandosi oppure ancora iscrivendosi al mio Patreon, che è un vero e proprio laboratorio di scrittura creativa che si serve dei tarocchi. Siete preziosi e fondamentali per continuare a fare quello che faccio su YouTube, quindi davvero grazie di cuore. Return to Monkey Island è uscito nel nostro paese il 19 di settembre sulla piattaforma Steam per PC, ma lo trovate anche su Nintendo Switch. Avevo dedicato un video alla storia della saga di Monkey Island, di cui sono una grandissima appassionata, che vi lascio qui nella scheda info, in cui parlavo anche di tutte le anticipazioni che c'erano prima dell'uscita del gioco e vi davo qualche impressione a caldo anche sul trailer. Ecco, partendo proprio da lì, devo dire che la grafica del gioco mi piaceva molto da un punto di vista estetico quando avevo visto il trailer, appunto, e le immagini, però non ero venduta, non ero proprio convinta al 100% che quell'estetica così spigolosa, no? Quei volumi che si vedevano fossero la soluzione migliore. Ecco, vi confermo che è la soluzione migliore. Questa è la prima cosa che voglio dire, perché so che gli appassionati di Monkey Island sono molto molto attenti a questo aspetto, nel senso che siamo tutti legati a quella che era la grafica in pixel, che ovviamente non sarebbe più riproponibile oggi in un nuovo titolo, ma cerchiamo comunque qualcosa, il target è molto importante per quanto riguarda questo videogioco, ne parleremo, cerchiamo qualcosa che ci rimandi in qualche modo a quell'estetica, pur essendo attualizzato a quello che ci aspettiamo oggi da un videogioco. Ecco, la nuova grafica di Return to Monkey Island risponde secondo me perfettamente a questa esigenza. Devo dire che anche la regia è gestita veramente molto bene, i primi piani, gli zoom sui dettagli arrivano nel momento giusto, nel momento coinvolgente, nel momento divertente, e mi è piaciuta molto sia appunto da un punto di vista registico l'avventura che anche da un punto di vista dell'animazione. Trovo che l'animazione sia qualcosa di particolare, di originale e esteticamente anche molto gradevole e aderente a quello che può essere il desiderio di un fan della saga. Per intenderci, la giacca a quadri di Stan è sempre fissa quando lui si muove. Questo è un dettaglio troppo importante. Come ci aveva anticipato Ron Gilbert, la storia è rispettosa di tutti gli episodi usciti in precedenza, anche i 3 non scritti da lui. A parte un unico dettaglio che vedremo insieme nella parte spoiler, non ci sono nemmeno conflitti tra le storie, non ci sono contraddizioni rispetto a questa storia e quelle non scritte da Gilbert. Però, come aveva promesso, lui riparte da dove terminava il secondo episodio della saga, quindi dal Luna Park Infernale, per chi ci ha giocato. A proposito di per chi ci ha giocato, ecco, io credo che questo videogioco non abbia senso di esistere per chi non ha giocato ai primi 2 Monkey Island e anche aggiungerei per chi non è molto affezionato ai primi 2 Monkey Island, che è un pubblico comunque vastissimo, perché in genere chi ha giocato a questo videogioco, specialmente in età molto giovane, lo ha assolutamente amato ed è rimasto nell'immaginario. Però ecco, ve lo dico, se cercate una storia capace di appassionarvi anche se non conoscete la saga, scartate questo titolo, o meglio, giocate prima la saga e poi riprendete questo titolo. Sono sufficienti anche solamente i primi 2 episodi, cioè quelli originali di Gilbert, perché non ha, a mio avviso, senso di esistere se non per degli appassionati. Anzi, è proprio un regalo fatto agli appassionati di Monkey Island, oserei definirlo, che tiene anche conto di quello che è il target anagrafico, ovvero prende come destinatario privilegiato delle persone che
che hanno giocato da adolescenti a Monkey Island all'epoca dell'uscita, o da bambine all'epoca dell'uscita, quindi persone che oggi sono mie coetanee o anche una decina d'anni più grandi, quindi si trovano in una fase della loro vita molto diversa rispetto all'esperienza videoludica dei primi titoli della saga. Magari hanno famiglie, magari hanno figlie, sicuramente in ogni caso hanno vite con molte più responsabilità e problemi rispetto a quando giocarono i primi due episodi, e di questo si tiene conto in una maniera che io ho trovato straordinariamente delicata e anche molto commovente. C'è da piangere per quanto mi riguarda in questo episodio della saga. Che cosa vi ritroverete a giocare se dovete ancora acquistarlo? Una classica avventura punta e clicca, estremamente semplice nell'interfaccia e godibile. Siamo davanti, come vedremo nella parte spoiler, è un gioco che è complicato, specialmente dalla quarta parte in poi, ma anche estremamente lineare, soprattutto fino a un certo punto. Molte delle azioni si compiono in assoluta naturalezza e anche l'utilizzo dei cursori è stato nettamente semplificato rispetto a quelli che erano gli episodi precedenti. Gli elementi cliccabili sullo sfondo hanno già indicate le azioni possibili sul cursore. Questo vuol dire che non perdiamo secondi preziosi ogni volta a selezionare esamina, spingi, tira, parla con. È già tutto indicato nel cursore. In questo episodio vediamo ancora una volta il nostro Guybrush Threepwood, temibile pirata TM, intento ad andare alla ricerca del famigerato segreto di Monkey Island. La sua nemesi è sempre al suo fianco, il pirata fantasma LeChuck è anche lui impegnato nella ricerca del tesoro, ma ci sono anche dei nuovi antagonisti, tre pirati millennial per così dire, che hanno preso il posto dei vecchi capi pirata che occupavano l'ultimo tavolo dello scombar e che hanno una politica aziendale molto diversa rispetto alla pirateria a cui siamo abituati in Monkey Island. Invece i coprotagonisti, i comprimari, sono sempre gli stessi, sono i nostri amici, mancano all'appello direi solamente gli indigeni, Lemonhead, eccetera, per il resto ci sono tutti, c'è Stan, c'è Otis, naturalmente c'è Elaine, c'è il maestro di spada, Carla, ci sono tutti i personaggi a cui ci siamo affezionati nel corso della saga, con anche Murray, il teschio fantasma che compariva nel terzo episodio, che era uno di quelli non scritti da Gilbert, quindi come dicevo è stato anche molto rispettoso nel cercare di mantenere dei personaggi a cui i giocatori si erano affezionati ma che non aveva scritto, che non aveva ideato lui nei suoi episodi. L'aspetto che mi interessa di più dell'analisi che voglio fare con voi oggi naturalmente è dal punto di vista dello storytelling, quindi da adesso in poi io vi consiglio di continuare il video solamente quando avrete già giocato e finito a Return to Monkey Island, perché necessariamente ci saranno degli spoiler, non sugli enigmi però su degli snodi della trama, perché voglio analizzare con voi alcuni aspetti molto interessanti dello storytelling di Return to Monkey Island. Il prologo, la storia si apre con una sorta di tutorial che però si svolge in un ambiente molto particolare, l'ambiente del Luna Park in cui terminava il secondo episodio della saga, quindi noi vediamo quelli che crediamo essere Guybrush e LeChuck bambini con i loro genitori in questo Luna Park. Il secondo episodio della saga finiva così, facendoci intendere dallo sguardo di LeChuck bambino che fosse riuscito a intrappolare Guybrush in una sorta di ricordo allucinatorio di Luna Park demoniaco fittizio al momento del ritrovamento del Big Whoop, che era il tesoro del secondo episodio. Ecco, a proposito di tesori, una cosa che contraddistingue naturalmente le storie di Gilbert è che i tesori sono dei MacGuffin, come diventa chiarissimo e praticamente esplicito in questo episodio, cioè sono degli elementi come la valigetta di Pulp Fiction che servono come motivazione del personaggio, servono come obiettivo del personaggio, ma non sono l'elemento centrale della narrazione, rappresentano solamente l'ossessione del personaggio, ciò che il personaggio vuole raggiungere. E infatti noi ricorderemo per esempio trofei che verranno citati anche in questo episodio, come la maglietta "ho sconfitto il maestro di spade e mi hanno dato solo questa stupida maglietta". C'è sempre una grande autoironia per quanto riguarda il contenuto effettivo dei tesori, e il Big Whoop, quindi il tesoro del secondo episodio, era proprio questa terribile maledizione che LeChuck lanciava su Guybrush, ma solamente all'apparenza i due bambini dell'inizio sono Guybrush e LeChuck. Infatti scopriamo quasi subito che si tratta del figlio di Guybrush e presumibilmente del figlio di LeChuck, anche se questo non ci viene raccontato. E quali sono effettivamente
semplicemente in un parco, in un parco giochi, e ritrovano i loro genitori, ritrovano Guybrush, nel nostro caso, seduto su una panchina, quindi sono passati anni, che propone al figlio di raccontargli una storia, una delle sue avventure. Quindi questa è la cornice di Return to Monkey Island, che naturalmente permette un'immedesimazione immediata nello spettatore della generazione che ha giocato a Monkey Island quando uscì. Molti di noi sono genitori, per esempio, mi ha commosso molto il fatto che mio fratello, senza aver ancora iniziato a giocare al nuovo Monkey Island, abbia detto quasi quasi: riprendi i primi due, ci gioco con mio figlio e poi facciamo insieme questo. Io non gli ho fatto spoiler, spero non veda questo video, ma sono estremamente commossa all'idea che quando arriveranno a Return si troverà davanti a quella scena della panchina di Guybrush che racconta una storia al figlio, perché è veramente perfetto rispetto al target. C'è la voglia da parte della nostra generazione anche di condividere, di trasmettere queste avventure grafiche meravigliose che uscivano nei primi anni 90 alle nuove generazioni in qualche modo. È anche una riverniciata, un rinfresco, come può essere Return to Monkey Island, è un'occasione davvero preziosa e speciale. Quindi la cornice è questa e inizia l'avventura, che è proprio la narrazione di papà Guybrush al suo pischello. Fin da subito, quando ci ritroviamo a Millet Island, ricostruita fedelmente, congelata praticamente nella notte del primo episodio della saga, diventa chiaro che siamo all'interno di una metanarrazione. Ci sono continue strizzate d'occhio al gioco e viene reso praticamente esplicito che ogni dettaglio ricostruito con cura è un regalo per lui. La prima volta che compare Elaine e che Guybrush e Elaine si parlano, c'è uno scambio di battute molto significativo. Guybrush le dice qualcosa tipo: speravo proprio di vederti in questa storia, chiaramente intendendo in questo episodio della saga, e lei gli risponde riportando il dialogo alla loro dimensione, quindi dice: sì, anch'io ho tanto sognato di incontrare nella mia storia, intendendo nella mia vita, ma è chiaro che stanno parlando su due piani di realtà diversi e che il piano di realtà su cui si muove Guybrush è il nostro. Anche Guybrush sta giocando alla stessa avventura grafica a cui stiamo giocando noi. Questo viene reso ancora più chiaro, ma sempre in maniera molto sottile, molto abile, scritto davvero bene questo episodio nel Museo dei Cimeli dei Pirati, che è stato aperto su Millet Island. Tutti i cimeli contenuti all'interno sono dei pezzi delle avventure precedenti di Guybrush. E quando Guybrush lo fa notare al curatore dicendo: ehi, com'è che in nessuna di queste traghette c'è il mio nome? Cioè, questa è tutta roba mia. Il curatore gli risponde qualcosa tipo: beh, sì, immagino che ciascuno si possa immedesimare in queste meravigliose avventure raccontate da questi oggetti, ma non è che siano, cioè, proprio tuoi, cioè, sono un po' nell'immaginario collettivo, ecco. Uno scambio di battute davvero significativo che ci riporta a quella dimensione del Guybrush stesso sta giocando. I primi tre atti della storia seguono pedissequamente la prima avventura. Quindi noi abbiamo una prima parte su Millet Island, una seconda parte in navigazione, ma questa volta non sulla scimmia di mare, la barca di Guybrush che poi tornerà, ma sulla nave pirata di LeChuck, dove siamo imbarcati come clandestini, e poi un terzo atto su Monkey Island. Ecco, tutti questi tre atti, che hanno una durata comunque dignitosa, sono molto semplici, al punto che io pensavo che alla fine del terzo atto il gioco fosse praticamente concluso, che ci attendesse un epilogo, analogamente a quanto succedeva in Monkey Island 1, in generale nei titoli della saga, e invece mi ha spiazzato completamente, perché nel momento in cui si ritorna a Millet Island per quello che immaginavo il gran finale, quindi il classico gioco a tempo con LeChuck che c'è in ogni episodio della saga, diciamo, ero un po' delusa perché il gioco mi sembrava un po' cortino e un po' semplice, però ero comunque soddisfatta perché era una lunghezza dignitosa, ecco, un compitino. Ecco lì che invece il genio, ecco lì che ti spiazza, ecco lì che il gioco incomincia, manipolando in maniera straordinaria le aspettative di te giocatore. Ron Gilbert all'inizio del quarto atto fa partire la vera avventura.
ovvero viene impostata la missione principale, c'è cioè una grande cassaforte da aprire che contiene il segreto di Monkey Island ed è sempre stata a casa di Voodoo Lady e bisogna cercare 5 chiavi per aprirla. Queste 5 chiavi sono disseminate in tutto l'arcipelago, quindi si apre in quel momento la mappa di navigazione con l'arcipelago e lì sono altre ore e ore e ore di gioco, quella è la parte più lunga del gioco, quindi c'è un quarto atto molto lungo e poi un quinto atto. Non potete immaginare la felicità che ho provato quando mi sono resa conto di questa cosa. Mi sono resa conto che il gioco non solo non era finito, ma era praticamente appena iniziato, cioè che quei primi 3 atti, così apparentemente semplici, erano solamente un modo per dirti bentornato a casa. Lo sapevo che volevi rigiocare a Monkey Island 1. Ecco, abbiamo rigiocato a Monkey Island 1. Sei contento? Molto bene. Adesso giochiamo a Return to Monkey Island. Ho adorato, l'ho trovato davvero geniale. E come vi dicevo, la quarta parte diventa molto più complessa rispetto alle prime 3. Non ci sono enigmi che vi toglieranno il sonno, non ci sono enigmi per cui maledirrete Gilbert e tutta la sua genia. Ecco, è più semplice comunque dei primi 2 episodi. Erano gli anni 90, erano molto più sadici i videogiochi un tempo, però comunque si raggiunge, diciamo, un livello di difficoltà dignitoso che vi porta anche a pensare agli enigmi invece di eseguirli con scioltezza come le prime 3 parti. Vi anticipavo prima che tutti i coprotagonisti principali della saga di Monkey Island, a parte gli indigeni, sono presenti, ma ce n'è solamente uno che va leggermente in conflitto con quanto raccontato nei primi 5 episodi della saga, ovvero Herman Toothroot, il naufrago che compariva su Monkey Island negli episodi precedenti e che in questo episodio compare invece su Terror Island, imprigionato con uno dei pezzi con una delle chiavi in una caverna. Ecco, nel quarto episodio della saga, che era mi pare Escape, c'era un plot twist su Herman Toothroot, ovvero veniva rivelato che si trattava in realtà di H.T. Marley, il papà di Elaine Marley, che aveva perso la memoria in seguito a un naufragio causato ovviamente niente po' di meno che da LeChuck, che è sempre a mezzo come il prezzemolo. Ecco, di questa cosa non si fa menzione nel nuovo episodio, anzi c'è anche un incontro tra lui ed Elaine lo chiama Herman Toothroot, non lo chiama papà. È l'unico momento in cui ho fatto nick, perché effettivamente era in contrasto, però è una sbavatura minima. L'epilogo di questo Monkey Island, ve lo dico perché tanto ci avete già giocato, se siete qui giuratemi che ci avete già giocato, è all'interno nuovamente di uno scenario fittizio, una sorta di parco giochi che Stan ha costruito per far giocare Guybrush, e in cui noi apriamo effettivamente questo benedetto forziere con il tesoro di Monkey Island, e ovviamente è una t-shirt con scritto: ho trovato il tesoro, ho scoperto il segreto di Monkey Island, e tutto quello che mi hanno dato è questa t-shirt. E lì vi scendono anche un po' le lacrime, perché dovete poi spegnere tutte le luci di questo Luna Park. Smettere di giocare, spegni il computer e vai a dormire, come citazione del primo, e andarvene con Elaine, quindi uscire da quel mondo di fantasia per ritornare al vostro presente, per ritornare alla vostra realtà, che anche nel caso di Guybrush prevede un bambino. A cui finisce di raccontare la storia, il bambino si lamenta che i finali del papà, delle avventure del papà, fanno sempre schifo, sono sempre cose sospese così a caso che non si capisce cosa sia successo. Guybrush gli fa il pippino sul fatto che il finale non è importante, eccetera. Io avevo le lacrime agli occhi, ve lo dico, io mi sono veramente molto commossa e ci ho trovato anche una profondità che trovo in linea con quella che è stata la maturazione autoriale anche di Ron Gilbert nel corso degli anni. Già è un autore di alto livello con i primi 2 Monkey Island, con questo universo assolutamente surreale che era riuscito a costruire, che è rimasto nel cuore di noi tutti, ecco, di noi che ci abbiamo giocato, ma c'è uno scatto ulteriore proprio come storyteller, che avevo già percepito, avevo già intuito in Thimbleweed Park, un titolo che vi consiglio, quello realizzato in pixel art, ecco, e qui fa uno scatto ulteriore proprio sul piano del racconto umano, ecco, della storia umana, che ho trovato particolarmente efficace, che ho trovato particolarmente toccante, devo dire, come vi anticipavo. È una storia che parla del tempo di gioco adulto, dell'importanza del ritagliarsi anche da adulto
un immaginario, un tempo di gioco, che è sì il tempo videoludico dedicato a Monkey Island, proprio all'atto pratico, e quindi sottratto alle tue responsabilità, sottratto al tuo lavoro, sottratto ai tuoi impegni familiari, che riesci a ritagliarti solamente per te, quell'angolo di divertimento, quell'angolo di gioco che riesci a ritagliarti per te, e che questa storia riesce veramente a sia incarnare che anche raccontare molto bene. Proprio alla fine le battute conclusive, quando il bambino si allontana dal papà che gli ha raccontato la storia, arriva Elaine, la mamma, e sussurra a Guybrush: ho trovato la mappa di quest'altro tesoro, andiamo a cercarli insieme. Lui: sì, ci divertiremo un sacco. Cioè, come dire che i due adulti, di nascosto al bambino, cospirano per continuare a giocare. Questa è un'altra cosa che ho trovato veramente commovente e anche molto relatable, molto, non mi viene la parola in italiano, in cui è facile immedesimarsi. Mi ha fatto venire in mente veramente May Peter che aspettiamo che Noah dorma per giocare appunto ai videogiochi, oppure semplicemente per ritagliarci un momento ludico per noi con i giochi da tavola, cioè per continuare a giocare in qualche modo, per avere sempre uno spazio per giocare. E credo che non sia un caso, è una scelta che ho trovato davvero interessante, il fatto che in questo episodio della saga non ci siano i duelli di insulti, o meglio ce ne sono un paio, ma sono più degli sketch rispetto al vero e proprio momento del duello di insulti, che era importantissimo in ogni episodio della saga di Monkey Island e in cui bisognava andare a imparare una serie di insulti per duellare con il nostro avversario. Ecco, questo non c'è nel nuovo episodio, ma c'è invece una dinamica analoga rispetto a raccontare storie, cioè Guybrush si unisce a una lega di pescatori che gli insegnano a raccontare storie in maniera più efficace, quindi a mettere dettagli coloriti del gergo specifico, contestualizzare, inserire un buon finale, eccetera. Gli fanno proprio una lezione di storytelling, e la dinamica di gioco è esattamente quella del duello di spade, del duello di insulti, cioè tu devi imparare mano a mano, parlando con persone diverse, come migliorare, come arricchire la tua storia. L'ho trovato veramente significativo, perché se il duello di insulti rappresentava la volontà di affermazione adolescenziale di Guybrush, che vuole diventare un pirata, che vuole affermarsi nella vita, vuole diventare qualcuno, vuole diventare se stesso, ok? E l'abilità che impara oggi Guybrush invece non è affermare se stesso, cosa che ha già fatto, ma tramandare a qualcun altro. Quindi esattamente raccontare storie, esattamente quello che sta facendo nella cornice. Cioè, Return to Monkey Island, secondo me, è un'opera dal punto di vista della narrazione veramente ricca e veramente stratificata di significati più profondi. Infatti la voglio sicuramente anche rigiocare. Anche l'assenza del giochino finale, ogni episodio della saga di Monkey Island si chiude con un gioco a tempo, diciamo, non che si perda, però tu hai un certo tempo per concludere una certa sequenza di azioni e sconfiggere gli Chuck in genere. Se fallisci devi ricominciare questa sequenza di azioni da capo. Ecco, questa cosa, che era molto tipica della struttura dei Monkey Island, nel nuovo episodio è assente. Al suo posto c'è quel finale, quel fondale di cui vi parlavo, e Elaine che un po' tira anche Guybrush per la manica, come dire: ok, hai giocato, ora andiamo, nel senso, dai, spegni le luci qui, boom, andiamocene. E credo che sia significativo anche quello, come dire: non hai più tempo per giocare, il tuo tempo per giocare adesso è limitato, cerca di farti bastare quello che ti ho dato, no? Tutte queste chiavi di lettura che ho individuato io, che sono abbastanza esplicite, ecco, vengono esplicitate anche proprio a livello letterale in una lettera di saluto a degli sviluppatori del gioco che si aggiunge all'album dei ricordi una volta che l'avventura è terminata, in cui si dice proprio questo: noi siamo cresciuti da quando abbiamo scritto il primo Monkey Island e necessariamente andiamo a raccontare delle cose diverse oggi, che esattamente come il tesoro, che è uno t-shirt, possono piacere o possono deludere, però a quest'età
troviamo anche il piacere nella delusione della t-shirt all'interno dello scrigno, perché ci interessa solamente aver giocato, non quello che c'era dentro lo scrigno. Altra cosa che non ho neanche detto, specificato, ma lo do per scontato, per gli appassionati della saga si ride veramente tanto. Io ho riso fino alle lacrime per delle battute, e tra l'altro mi viene da rigiocarlo perché c'erano alcune soluzioni di dialogo diverse a seconda di quello che rispondevi, e voglio provarle tutte. Ci sono ovviamente anche dei trofei, delle azioni non necessarie che tu puoi fare, che ti sbloccano dei trofei che finiscono poi nella tua libreria di Steam, ecco, nelle tue medaglie di Steam. E c'è anche un gioco interno, un gioco a quiz, molto ben nascoste in giro per il gioco si trovano delle carte quiz con proprio dei trivia sulla storia di Monkey Island, che vengono raccolte in un album e c'è una sola possibilità per rispondere correttamente o meno. Per me è stata un'esperienza di gioco magnifica che rifarò da qui a pochissimo, appena ho la possibilità di farlo. Non mi ha affatto deluso, ha soddisfatto tutte le mie aspettative e qualcosa di più, devo dire. Mi aspettavo, temevo che fosse un videogioco nostalgico, diciamo, un compitino soddisfacente sicuramente, ma che iniziava e finiva lì, diciamo quello che sarebbe stato se fosse effettivamente terminato alla fine della terza parte, mentre invece Gilbert ha voluto regalarci qualcosa di più spesso, era chiaro che aveva qualcosa da dire, che non era un gioco fatto tanto per farlo e per monetizzare sulla nostalgia dei primi anni 90, e l'ho apprezzato tanto. Ora io esprimo un desiderio, non so se qualcuno che si occupa dello sviluppo di Monkey Island, qualcuno che lavora alla Terrible Toy Box o Lucasfilms Games, qualsiasi entità vedrà mai questo video, ma ecco, io ho un grande desiderio, un allestimento 3D, un allestimento in realtà virtuale di Melee Island. Se volete fare di me una bambina felice, da qui a qualche anno alla mostra del cinema di Venezia, una cosina, riuscite ad acchittarla secondo me. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo nuovo titolo di Ron Gilbert, se ci avete giocato anche voi. E spero davvero che ci abbiate giocato se siete arrivati fin qui. Io vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e vi ricordo anche che se volete sostenere quello che faccio sul web, cosa per me davvero molto molto importante, potete abbonarvi qui sotto ed entrare in una chat di Telegram destinata agli abbonati, in cui chiacchieriamo, ci diamo anticipazioni oppure sparliamo degli assenti, e anche iscrivervi al mio Patreon, che è un laboratorio di scrittura creativa che si serve anche dei tarocchi. Quindi grazie mille se ci darete un'occhiata, e grazie mille se ci rivedremo qui presto su questo canale. Ciao!